Da che momento Longhi è stato percepito come un maestro e quando si è trasformato in un conoscitore? Sono queste le domande alle quali cercherò di rispondere. Longhi è stato percepito come un maestro sin da subito, mentre l'apprendistato nelle vesti di conoscitore è maturato più lentamente, ovvero le sue idee sono risultate più aggiornate e trasmissibili rispetto agli esiti di una pratica, quella della connoisseurship, che richiedeva un esercizio sul campo continuo e prolungato nel tempo. In questo secondo ambito non abbiamo un gesto di stima paragonabile a quello di Benedetto Croce, che nel 1919 aveva definito Longhi per le sue idee temperamentful, cioè influente e molto competente. Ho diviso l'intervento in brevi paragrafi legati a personalità che hanno avuto a che fare con lui prima che salisse sulla cattedra bolognese nel 1934, quando il suo magistero avrebbe iniziato a dare dei frutti in una forma più canonica e istituzionale. Il primo personaggio che vorrei presentarvi è Ferruccio Parri, antifascista e politico italiano, primo presidente del Consiglio dei Ministri a capo di un governo di unità nazionale dopo il secondo conflitto mondiale. Parri è coetaneo di Longhi, entrambi sono nati nel 1890, si erano conosciuti all'Università di Torino, dove Longhi si sarebbe laureato nel 1911, discutendo una tesi su Caravaggio con Pietro Toesca. Parri è rimasto sedotto da Longhi, tanto da accarezzare l'idea di laurearsi in storia dell'arte. Le passioni caravaggesche del primo sono transitate nel secondo, al punto da spronarlo a cercare invano tracce di caravaggismo nelle chiese casalesi, dove al limite avrebbe potuto incontrare qualche esemplare di Niccolò Musso. Sentite il tono di questa lettera di Parri inviata a Longhi il 15 settembre 1911, un paio di mesi prima della discussione della tesi con Toesca, cito: «E poi in altre chiesi grandi quadri con fondacci neri, bruni, luci rosse che paiono e rompere da una bomba gettata in mezzo al quadro. Figure incerte, manierose e manierate. Quante volte, travedendo in fondo ad una chiesa un quadraccio nero, spazzato di luce, cruda, gridavo in me Caravaggio e mi avvicinavo a passi di lupo, col cuor sospeso e gli occhi intenti alla rivelazione del capolavoro ignoto. Porcherie le più volte». Restiamo sul fronte delle idee, con un episodio che definisce bene il ruolo di Longhi nelle vesti di maestro. Nel 1912 Parri è alle prese con una tesina da sottoporre a Toesca, un lavoro propedeutico alla laurea, che infine sarebbe virata su un argomento di storia dell'economia. Il soggetto dietro istigazione di Longhi concerneva l'opera di Alessandro Magnasco, non una compilazione qualsiasi, ma un lavoro di sintesi in grado di dimostrare che, cito, Magnasco è uno dei più grandi artisti italiani. Passano gli anni e le strade dei due si separano definitivamente. Parri, nel frattempo, ha letto gli articoli strenuamente formalistici di Longhi, come il Mattia Preti, Critica figurativa pura, uscito nel 1913. Dire che li abbia letti forse è poco, in realtà li ha studiati mandandoli quasi a memoria. Trascorrono altri anni e Parri si sente in dovere dal fronte di scrivere una lettera a Margherita Sarfatti, stralciata sulla rivista Avvenimenti, dove la critica teneva una rubrica d'arte. Ecco il tenore della predica. Cito: «Nella valutazione delle arti figurative occorre prescindere in modo assoluto da ogni elemento psicologico, umano, morale, spirituale, edonistico. Gli elementi che interessano sono strettamente figurative, mosse, movimenti, linea, spazialità, volumi, colori, eccetera. Non può esistere rappresentazione estetica se non attraverso la deformazione soggettiva dell'artista». Molti anni più tardi Longhi confesserà, cito: «In confronto con quello che egli mi ha dato come esempio morale, io posso avergli dato pochissimo, sebbene l'abbia amato come fratello». Qui vorrei aprire una parentesi per attribuire a Longhi un articolo anonimo pubblicato sulle colonne della Voce di Giuseppe Prezzolini. Il trafiletto, uscito nel 1912, con il titolo redazionale per una raccolta di fotografie, è avanzata la richiesta sfrontata di sostituire dalle biblioteche nazionali i libri di storia dell'arte con raccolte di fotografie. A quell'altezza cronologica solo Longhi poteva pretendere di farsi la storia dell'arte da sé. Sentite cosa scrive.
per necessità improrogabile per ogni spirito colto di farsi la storia dell'arte da sé, siccome i meglio libri di tal fatta sono le collezioni fotografiche delle case italiane o di quelle di Parigi, Monaco, eccetera, le quali seppur abbiano fotografato molte porcherie per intenti di inquadro storico o per imposizione di studiosi specialisti, lasciano pur sempre una libertà di scelta infinitamente maggiore che qualsiasi pubblicazione, e soprattutto non tentano di vessarci con un tono sciocco e malfido che è pur sempre la chiave della scelta nelle riproduzioni. Sarebbe ora che le nostre biblioteche nazionali sfollassero un poco, anzi molto, le compere di monografie e pensassero invece a provvedersi di queste essenziali collezioni fotografiche d'Italia e dell'estero, per le quali una volta acquistate basterebbe un puro semplice riordinamento per autori, l'unico ordinamento che abbia valore estetico. Adolfo e Lionello Venturi. Certo non si può dire che Adolfo e Lionello Venturi, padre e figlio, siano stati dei seguaci di Longhi, nonostante ne abbiano subito l'influenza. È comunque importante sottolineare il ruolo giocato dal brillante allievo nella scuola venturiana. Prima che i rapporti con Lionello si tendessero fino alla rottura, sono esistiti dei momenti di cordiale amicizia tra i due. Lionello era più vecchio di 5 anni rispetto a Longhi e nel 1915, nella prolusione letta durante l'insediamento sulla cattedra torinese, aveva dichiarato apertamente i propri debiti di riconoscenza. Cito: Debbo a Bernardo Berenson le idee sul valore plastico della pittura fiorentina e del carattere asiatico e mistico della pittura senese. Debbo a Roberto Longhi la comprensione della prospettiva pittorica come piano cromatico. Venturi Junior si riferiva al saggio dedicato a Piero dei Franceschi e lo sviluppo della pittura veneziana, dove era contenuta la celebre formula della sintesi prospettica di forma-colore. Siamo ancora sul piano delle idee e delle interpretazioni estetiche, delle formule puro visibilistiche, non ancora su quello della connoisseurship. Come dicevamo all'inizio, questo campo richiedeva di essere arato e seminato prima di dare dei frutti. Il primo a sovrintenderne e valorizzarne il raccolto sarà proprio Venturi Senior. Nel 1912 Longhi si presentava a Berenson come, cito, un giovane studioso d'arte ed estetica che spera di non doversi fermare all'inevitabile periodo di tirocinio come conoscitore che ora sta compiendo, considerando il tirocinio conoscitivo al critico d'arte come la chimica della tecnica al pittore. Alla fine di quell'anno Longhi si classificava al primo posto nel concorso della scuola di specializzazione di Adolfo Venturi a Roma, e tra gli obblighi dei frequentanti c'era quello di viaggiare, conoscere, schedare le opere d'arte e inviare al termine del lavoro una relazione coi principali risultati conseguiti. I viaggi pianificati da Longhi seguivano direttrici ramificate. C'erano le ovvie rotte caravaggesche, Messina, Siracusa, Malta, Palermo, Napoli, ma anche nuove piste, aperte in contesti inaspettati. Chi avrebbe mai immaginato di vedere il giovane Longhi alle prese a Venezia con Jacopo Tintoretto, ad esempio? Eppure in una lettera indirizzata a Adolfo Venturi dichiarava di essere giunto in Laguna con lo scopo iniziale di trascrivere il manoscritto Viaggio per Roma per vedere le pitture che in essa si trovano di Giulio Mancini, conservato alla Marciana. Un'impresa abbandonata per portare a compimento un suo, cito, antico disegno, studiando quando più coscienziosamente ho saputo fare lo sviluppo dello stile del Tintoretto. Il tema dello sviluppo fa immediatamente pensare alle contemporanee ricerche che Longhi stava conducendo intorno alla scuola napoletana e a quella genovese, in sostanza delle sintesi che prevedevano la gerarchizzazione dei valori espressi dalle diverse personalità prese in esame, non proprio un gioco da ragazzi. In realtà, dietro queste sintesi si muoveva anche l'ambizione di incasellare le opere selezionate sotto il nome giusto, come si intuisce anche nel caso di Tintoretto, quando suggeriva che, cito, la distinzione delle opere di scuola da quelle del maestro si può ottenere basandosi sui particolari del costume e sull'indurimento di modellato caratteristico delle opere del figlio. La notizia trasmessa a Venturi si arricchisce di senso se confrontata a un taccuino intitolato Note d'arte in zone di guerra. Sono solo degli appunti, impressioni stese alla prima in Santa Maria Zobenigo a Venezia. Cito:
Non mi ricordo che si sia mai parlato di questi due Tintoretti, che sono forse sconosciuti e sono le cose forse prossime a un risultato impressionistico dell'opera sua. Si sa che sono sempre rotanti questi evangelisti, invece che scattanti, ma d'altronde nell'impressione della posa t'assicuro esserci del Degas. Troppi perni perenni, occorrono cerniere corporee evidenti, ma qualche accostamento di teste su libri rapide e sparire magico quotidiano di quote corporee, contrasti formali coloristici, cioè di impressionismo. Il paragone con Degas è da leggere in parallelo a quelli fortunatissimi coniati da Benson, Antonin da Messina, Cézanne, Bergognone, Whistler, Moroni, Franz Hals, eccetera. Longhi avrebbe potuto sfogliare il libro di Paul-André Lemoine, uscito nel 1900 e ripubblicato nel 1911. Tra le 48 tavole fuori testo figuravano le Blanchisseuses del 1879, descritte come, cito, lo studio di un movimento analizzato e sintetizzato come con una coscienza e una maestria ammirabili. Di certo conosceva le 16 opere di Degas, pubblicate dalla Libreria della Voce nel 1914, dove poteva trarre qualche altra ispirazione visiva sull'argomento. Ha sottolineato che i quattro evangelisti entreranno stabilmente negli studi di Tintoretto solo molti anni più tardi, con la storica mostra veneziana del 1937. Longhi approdava a un abbozzo di sintesi solo dopo aver studiato, bonificato e ampliato il più possibile il catalogo degli autori che facevano parte di una determinata scuola. L'applicazione di una metodologia che lo faceva somigliare più a un erede di Cavalcaselle che di Morelli. In realtà il suo modello, ancora per qualche tempo, sarebbe stato ovviamente Berenson. I frutti di questa pratica sul campo non tarderanno ad arrivare. Adolfo Venturi riconoscerà pubblicamente i meriti del giovane studioso. Le prime scoperte in ordine di tempo sono le tavole di Bernardo da Parenzo al Museo di Lucca, prontamente segnalate nel volume sulla pittura del 400 nella storia dell'arte italiana, appunto di Venturi. Poi è arrivato il San Girolamo di Antonello da Messina, del Museo di Reggio Calabria, menzionato in una lettera a Venturi del 24 settembre 1915. Cito dalla lettera: a Reggio Calabria invece mi accorsi che presso ai tre angeli studiati da Lionello, e che io suppongo rappresentare i tre angeli che attendono Abramo alla mensa, c'è un San Girolamo in penitenza pure di Antonello, quasi pendant alla composizione precedente e certo dello stesso periodo. Anche questa seconda attribuzione troverà eco immediata nell'impresa venturiana. Il punto di svolta arriva con il politico di San Zanipolo di Giovanni Bellini, discusso nel Piero dei Franceschi del 1914. Cito: il primo scritto al quale io annetta una certa affezione personale, come confessava candidamente il suo autore a Berenson, che sul politico aveva maturato una convinzione affatto diversa. Aldo Briganti. La figura di Briganti apre una finestra sul mercato dell'arte, un tema documentato dal carteggio con Longhi, di cui conosciamo solo le lettere spedite da Aldo, concentrate tra il 1916 e il 1919. Sono 17 documenti epistolari che mostrano la costituzione di una società di fatto finalizzata a ottenere il massimo guadagno dall'acquisto e dalla vendita di dipinti antichi. Per inquadrare questa attività alimentare di Longhi bisogna tenere presente che nel 1913 era morto il padre e questo fatto aveva ingenerato una serie di conseguenze catastrofiche: la perdita della casa di Alba, dove la famiglia Longhi abitava, il trasferimento del resto della famiglia, madre e sorella, presso i parenti bergamaschi, l'internamento del fratello in manicomio, non era pazzo, solo che allora l'epilessia purtroppo si curava così. In sostanza toccherà al minore dei fratelli, cioè a Roberto, occuparsi non solo della propria sussistenza, ma anche di quella del resto della famiglia. Briganti era più giovane di Longhi di soli 2 anni. Dopo la laurea con Igino Benvenuto Supino a Bologna, frequenterà il corso di perfezionamento con Adolfo Venturi a Roma tra il 1915 e il 1918. Briganti si muoveva con una certa disinvoltura, tenuta a freno con difficoltà da Longhi. Proprio per questo motivo i loro rapporti risultano spesso tesi e vicini alla rottura.
Longhi faceva la parte dell'esperto conoscitore, Briganti si occupava prevalentemente degli aspetti commerciali. Quest'ultimo, nel giro di pochi anni, acquisisce una capillare conoscenza dei principali mercanti d'arte italiane, da Roma a Napoli, da Milano a Venezia. Non è per nulla agevole individuare le opere di cui parlano, perché non è quasi mai esplicitato il loro soggetto. Al contrario, è assolutamente chiaro l'ambito di interesse, concentrato sulla pittura del Seicento, all'epoca in larga parte sottovalutata. I nomi che girano sono quelli di Saraceni, Lanfranco, Fetti, Guercino, Fiasella, Cairo, Carpioni, Testa, Strozzi, Ruopolo, Baciccio e Preti. Longhi ragiona troppo da studioso, allora tocca a Briganti aggiustare il tiro, come quando gli replica: no, però ti prego, il Giovanni da San Giovanni. Non era ancora arrivato il tempo della riscoperta del Seicento fiorentino. Solo in pochi casi è possibile dare corpo alle notizie che si stratificano nelle lettere, riusciamo a restituire un volto concreto a un dipinto di El Greco acquistato, fatto restaurare e infine proposto per la vendita nel corso del 1917. Di tutte queste operazioni se ne occupava direttamente Briganti, cito da una lettera: «Domani porterò il Greco al restauratore perché gli tolga quel bestiale inutile restauro che si accumula intorno al capo del giovinetto. Più cauti bisognerà arrivare per l'altro, più antico, che intorno alla bocca». Da un'altra lettera: «Sono andati a visitare la nostra Gioconda, come chiamavano il dipinto amichevolmente, che è venuta fuori miracolosa di intattezza e di freschezza». Qui ho saltato il politico. «Domattina sarà nel mio studio, ho qui sotto gli occhi il Greco di Maier, aperto alla riproduzione del putto che fomenta il Tizzone, tra un uomo e una scimmia, nella Carfax Gallery di Londra. Se il nostro è bello come quello, c'è da stare allegri per un pezzo». Ultima lettera: «Per conto mio», perché fa capire diciamo il ventaglio del materiale che trattano, «per conto mio valuto il Caravaggio sulle 5.000 lire, il Greco sulle 10, lo Strozzi sulle 2, Rubens sulle 10. Esistono varie versioni del soggetto del Greco, una potrebbe coincidere con la nostra, ovvero quella attualmente al Prado, che è quella di destra, passata in un'asta nel 1878 e rimessa nel mercato, sul mercato londinese solo nel 1927. Qui la vedete riprodotta accanto alla tela già nella Carfax Gallery, acquistata proprio nel 1917 da Henri Lachelle, VI conte di Erwood. Longhi cerca di aiutare Briganti come può, per esempio pubblicando il suo stupefacente Andrea Ansaldo, la superbissima fiaba pittorica di Verso il riposo. La tela è resa nota nel febbraio del 1918 in una rubrica di pagine d'arte che sembra disegnata apposta su misura per Longhi, intitolata «Nelle raccolte private». Briganti è convinto che la pubblicazione possa aiutare l'acquisto dell'opera da parte del Ministero, cosa che di fatti avvenne pochi mesi dopo l'uscita dell'articolo. Lucia Lopresti. Prima di diventare moglie di Longhi nel 1924, Lucia Lopresti è stata una sua studentessa al Liceo Tasso di Roma tra il 1913 e il 1914, l'anno della breve ma veridica. Il carteggio tra i due mostra un rapporto piuttosto sbilanciato, non è solo una questione di età, in fondo li separavano solo 5 anni, è che Lucia appare completamente affascinata e sedotta da Longhi. Il fatto rende ancora più eloquente il contenuto delle lettere, nel senso che Lucia si sforza di anticipare e assecondare i desideri di Longhi, forse persino quelli che non erano del tutto noti neppure a lui. Quindi, oltre a preparare delle schedine manoscritte a partire dalle note che Longhi le inviava per lettera, aggiornarlo sulle principali novità bibliografiche, ordinargli le fotografie, eccetera, cercava di reinventarsi come provetta antiquaria. Forse è proprio questo l'aspetto più inatteso nel carteggio che si distende tra la primavera e l'autunno del 1921, quando Longhi è alle prese con il Grand Tour europeo al seguito dei mercanti d'arte Alessandro e Vittoria Contini Bonacossi. Lucia a Genova per procurarsi delle fotografie da inviare a Longhi. Fin qui nulla di strano, se non fosse che improvvisamente decide di prendere l'iniziativa, scovando qualcosa di nuovo dall'antiquario Viazzi. Cito dalla lettera: ho veduto poi una cosa sbalorditiva e meravigliosa, un quadro per soffitto di lotto, con delle figure di scorcio, con dei colori che fanno diventare matti.
c'è una suonatrice che pare quella di Caravaggio. Finita la citazione. Pur di ottenere il suo obiettivo è pronta a forzare le regole. Nuova citazione. Ora, io pensando che tu non conosca quest'opera che Viazzi ha comprato da poco, ho pregato Paganini di cedermene la fotografia. Paganini non poteva far questo, guai se Viazzi sapesse, ma infine non ho saputo negarmela. Con un piglio di intraprendenza ancora maggiore, Lucia si muove nell'acquisto degli Apostoli della collezione Gavotti. L'accordo con Loghi prevedeva che ne comprasse due o tre. La scelta, sempre secondo le intese, doveva cadere su quelli che mostravano maggiori corrispondenze con il Giudizio di Salomone della Galleria Borghese a Roma. Lucia ne individua inizialmente due, ma non resiste alla tentazione di arricchire il bottino, cito dalla lettera. Ne ho comprati tre, non perché Angelelli non volesse cedermene due soli, ma perché mi sono accorta, come non accorgermene prima, che tra gli apostoli esisteva anche il terzo di quei tre tipi che formano un gruppo a destra nel Giudizio di Salomone, e si tratta precisamente di quel vecchio sbarbato con la bazza lunga e il mantello rosso che si trova assai nascosto e oscuro all'estrema destra del Giudizio. Fra gli apostoli figura come San Bartolomeo, è una delizia, pelato, tutto di gomma lucida, con la pelle in mano. Emilio Cecchi. Gianfranco Contini pare abbia detto che, cito, la citazione in realtà è fatta da Garboli sulla memoria di una cosa che avrebbe detto Contini, Longhi non rinunciò mai, da infaticabile correttore e aggiornatore di se stesso, a un'ora del suo passato. Ciò che è ancora più impressionante è la caparbia volontà di storicizzarsi. Intorno al 1915 abbozzava un articolo, quindi aveva 25 anni, intitolato, cito, «Storie di 4 anni di critica d'arte». L'intento piuttosto esplicito era quello di mettere in evidenza il ruolo che aveva esercitato in quell'ambito tra i suoi 22 e 25 anni. Ecco l'incipit. E quanto alla critica d'arte in Italia, verso l'ottobre del 1912 le cose stavano per l'appunto come concludeva Malyshev, il russo noto al solo Soffici. I professori facevano lezioni di storia dell'arte nelle università del regno. Oietti scriveva la vita aneddotica dei moderni artisti italiani sul Corriere della Sera, Pica inventariava paziente ovattato necroforo tutta l'arte di tutta l'epoca attuale, del secolo XIX e XX, Cézanne, Tito, Maccari e Degas, intanto Cecchi leggeva Berenson alla Nazionale di Roma e Longhi a quella di Torino. Quest'ultimo passo è stato significativamente cassato. Il nome che Longhi voleva censurare non era ovviamente quello di Cecchi, ma quello di Berenson. Nel 1915 era iniziata una lunga guerra di posizione, complice il fallito progetto di traduzione degli Italian Painters of the Renaissance, che, ricordo per inciso, sarebbe stato portato a termine molti anni dopo da Cecchi. Longhi e Cecchi si erano riconosciuti all'istante come appassionati lettori, divulgatori e interpreti del testo berensoniano menzionato poco fa. Se lo confessano apertamente durante il loro primo incontro avvenuto il 9 giugno 1913. Questa è una nota di diario di Cecchi. Sul Berenson lunga conversazione. Venetian Painters, primo lavoro del Berenson, andrebbe rifatto in questo senso, di trovare attraverso lo studio di quei pittori una teoria del colore, come attraverso i fiorentini ha trovato una teoria dei valori tattili e attraverso i senesi e gli umbri una teoria della composizione spaziale. Questa chiaramente è l'idea di Longhi. Accennate certe idee mie di critica letteraria, architettonica, senso delle relazioni, delle masse verbali. Il rapporto con Cecchi è forse il più inscalfibile tra quelli stabiliti da Longhi con chi che sia. Ricordo solo che i due dirigeranno insieme sia Vita Artistica che Pinacoteca, 1927, 1928, 1929. Entrambe le riviste accoglieranno i migliori esiti del Longhi conoscitore, una trasformazione che aveva raggiunto il suo apice di maturazione durante i viaggi europei del 20-21. Il periodo di tirocinio come conoscitore, evocato nella lettera a Berenson del 12, è ormai definitivamente archiviato. Nei successivi 10 anni Longhi si era interrogato a lungo sui problemi di metodo che difatti affiorano sempre più frequentemente nei suoi saggi, anche in forma teorica.
Longhi sente la necessità di spiegare, forse innanzitutto a se stesso, come si perfeziona il processo attributivo e attraverso quali canali mnemonici prende forma. La decisione di scrivere le precisioni dalla Galleria Borghese rende palese un intento competitivo nei confronti di Giovanni Morelli, autore della pittura italiana Le Gallerie Borghese, Doria Pamphili in Roma, pubblicata in tedesco nel 1874, eccetera. Forse Longhi, almeno inizialmente, non aveva un piano d'azione ben preciso, dato che il primo articolo della serie, poi raccolto in volume nel 28, risulta firmato dal topo di galleria. Certo, il famelico roditore aveva già individuato il suo nemico numero uno quando si domandava, cito, se non meriti i miei denti l'intero volume del Morelli. Era passato poco più di mezzo secolo dalla prima edizione morelliana. Cosa intendeva dire Longhi tramite un gesto che somigliava a un guanto di sfida gettato in faccia al fantasma di Morelli per colpire Berenson in carne e ossa? Voleva dire tante cose, innanzitutto che le colonne d'Ercole degli studi storico-artistici, da troppo tempo ferme al Rinascimento italiano, andavano superate, poiché esistevano diversi rinascimenti, non tutti contemplati negli aurei volumetti del Berenson. Nonostante Longhi non fosse particolarmente versato nella scultura, come sappiamo, una delle precisioni riguardava addirittura un'attribuzione al giovane Bernini. Poi c'era la vastità, ignorata del Seicento europeo, da rimettere in valore a partire dalla centralità di Caravaggio per estendere le indagini al XVIII secolo, in particolare al suo versante naturalistico. Per fare solo un esempio delle domande che si poneva Longhi sulla pratica del conoscitore, cito un breve passo tratto dalle giunte varianti, un testo che lui scrive nel 20 che rimane manoscritto. Non è qui luogo a discutere ampiamente quali siano o abbiano a essere le basi della critica figurativa per il Seicento e soprattutto per il cosiddetto naturalismo seicentesco, dico italiano come spagnolo, nordico. Sta il fatto che qui il giudizio non verte più sulla linea o sulla sintesi prospettica di forma e di colore, o sul plastico o sul colorismo di superficie, ma si trova a lottare con gli elementi alquanto più inafferrabili della sostanza cromatica nelle infinite qualità degli impasti, l'apparizione nel campo della pittura di questi elementi tanto nuovi da apparire nella denominazione quasi nebulosi. Servirà forse a far riflettere alle particolari e maggiori difficoltà che quel periodo presenta rispetto ad altri studiatissimi. E qui chiudo. Tornando a Cecchi, la sua stima nei confronti di Longhi è trasmessa in modo eloquente da un ricordo di Mario Soldati, frutto di un incontro avvenuto nel 1927 nella Casa Romana del Letterato. Cito, qualche volta dopo lo scambio di notizie e riflessioni letterarie, Cecchi andava a uno degli scaffali che rivestivano tutto intorno allo studio e ne cavava un libro d'arte. Lo apriva sulla scrivania e lo sfogliava sotto i miei occhi ad agio. Erano le prime grandi pubblicazioni di Broglio, Il Piero della Francesca di Roberto Longhi, per esempio. Mi levavo per guardare meglio. Ad agio Cecchi sfogliava e si soffermava a ogni tavola. E quasi ogni tavola, specialmente agli ingrandimenti dei particolari, che erano allora una novità della tecnica della riproduzione fotografica, esprimeva la sua ammirazione con un semplice, unico O. Questo O, nella brevità della inflessione, conteneva ancora musicalmente il segno vivo della sua origine. Sarebbe bastato rivelare Cecchi come fiorentino. Procedendo nello sfogliare il volume, pareva quasi che più grande l'ammirazione di Cecchi e più pacato fosse l'O, più sommesso, più chiuso. Il massimo era O, preceduto da una lunga pausa e pressoché senza suono, pressoché inudibile. Grazie.